Perché? Tutti insieme famo paura! Tutti insieme famo paura! Tutti insieme famo paura! Voglio essere tutto! Non aspettiamo i bombe. Se le province stanziano un esempio di 1 milione d'euro per la scuola pubblica, il governo, se ritiene sprechi, può fare in modo che invece di 1 milione ce ne aggiungano 200.000. E questa è la prima cosa. Facendo così si tagliano i fondi, si tagliano la scuola, si levano le istruzioni, perché un paese ignorante è più facile da comandare. Stanno cercando di farci questo. Vogliamo andare avanti la gente che c'è i soldi, perché chi c'è i soldi può permettere la scuola privata e può andare a studiare. Un'altra cosa che stanno facendo è la semi-privatizzazione di scuole pubbliche e universitarie. Sapete che vuol dire? Vuol dire che se io ho tutti 10 a scuola, ma mio padre è in cialanina perché fa operaio e piace 500 euro al mese, mentre prima le rette dell'università o della scuola erano pagate in base al reddito, cioè che vuol dire? Che mio padre prende 1.000 euro al mese, da quei 1.000 euro al mese io pago la quota per l'università o scuola pubblica. Tramite la semi-privatizzazione che voglio effettuare, se io non ho una lira, non posso studiare, mi viene negato il diritto allo studio e noi siamo qui a prestare per questo. Giustamente è tutta una catena, perché se parte dal governo, arriva alle province, passa ai professori e finisce a noi. I professori che fanno le loro proteste... Ricordo quelle della visita che se ne stanno andando. Vogliono fare in modo che noi non ci siamo, perché come ho detto, questo ignorante è un paese più facile da comandare. I professori nel fare le loro proteste che ci bloccano campi scuole, file, corsi e recupero, hanno ragioni, perché a loro volta gli sono stati tagliati i fondi a loro. Vogliono far cadere la scuola pubblica, perché vogliono fare in modo che solo le persone ricche vanno avanti. E in una democrazia così non è giusto. È inutile che ve ne andate, perché l'altro sta al servizio di sorveglianza, è inutile proprio. E capisci i motivi, raga, perché non capite questo, è inutile che state qua. Capite che il governo ci sta levando tutto, ci leva anche le mutande, perché si taglia poi i soldi alla scuola pubblica, si taglia anche a noi, ci fa studiare male, ci fa diventare dei mezzi uomini nella vita. Perché le persone che vanno avanti sono quelle che studiano, non quelle che fanno un cazzo. E se voi studiate, avete la possibilità di cambiare qualcosa. Se ci tolgono la possibilità di studiare, un domani sarà un governo di ignoranti, come ci sta oggi. È importante fare le proteste, raga. Se stiamo lì, dovete essere informati su quello che fanno. Non pensate che stiamo qua per far cazzo. Noi che stiamo qua è una cosa seria, perché dobbiamo avere il diritto allo studio, è una cosa più importante. Perché sono 13 anni che andiamo a scuola, e 13 anni che noi dobbiamo studiare. E per 13 anni siamo stati a imparare cose, perché la scuola ci insegna a vivere, non ci insegna a stare, ci insegna a vivere. E se voi imparate a vivere, imparate a essere degli uomini, perché se non siete uomini nella vita, se non siete uomini nella vita non andate avanti, ricordate sempre questo, lo studio è importante. Allora, se eventualmente questa cosa dura per una settimana, penso che a voi vi vada bene una cosa del genere. Vi va bene che per una settimana continuiamo a fare questo? Sì!
Adesso però tutti insieme dobbiamo decidere se si fa dalla prima ora questa cosa, però se dalla prima ora voi non volete entrare perché non prendete la presenza e poi non troviamo nessuno qua, non va bene. O decidiamo che dalla prima ora entriamo tutti da là e rimaniamo qua fino alle 3-2 che sia, oppure facciamo la prima ora, ci prendiamo le presenze e scendiamo. Tutte erano state decise tutti insieme, capito? Raga, c'è la decisione da prendere oggi, io non stavo qua, ho spiegato perché stavo qua, è venuto da un contatto, per il nostro futuro noi stiamo qua, per il nostro futuro noi stiamo qua a manifestare. Adesso raga, alzi la mano, alzi la mano che a favore da fare questa protesta alla prima ora. Già che non entra a scuola e stiamo qui tutta la mattina, dalle 7:30. E ovviamente bisogna essere ragazzi, ragazzi, sentiamo dalla prima ora però, va portata la situazione, ve lo dico. E la non entra manco prima! Capito raga? Tutti i giorni! Ora raga, sentiamo da silenzio! Raga, chi è favorevole a continuare questa protesta? Ah regà, regà! Ma chi quella là bionda? No, non so. C'era uno del quinto. Non so. Regà, regà! Regà! Mamma mia! Io ve lo dico! Regà! Regà, io ve lo dico! Questa... Dopo quello che vi ho detto penso che ormai siete più convinti di prima a stare qua, perché è giusto che noi combattiamo contro un governo che non ci vuole far studiare. Ora le proposte sono due. O da lunedì siamo qua dalla prima ora, cioè nel senso alle 8 ci vediamo tutti in cortile fino alle 2 che non si esce e bisogna portare la giustificazione, sentite bene, e il certificato medico perché la faremo prolungare questa cosa. Oppure se questa cosa la volete fare come oggi a ricreazione, ovviamente sempre in tempo determinato, prendete quella decisione, raga, ricordate che è per il vostro futuro, non è per non fare lezione, è per studiare, è per noi. Guarda che preso qua, non è importante. È così. Sì, è così, ce lo fanno i loro. È così. Ma tu non puoi dire i medici, io quello che voglio.
Però è comunque sempre una forma di protesta. Regà, allora. Regà, la cosa importante, allora. Io a sto punto agevolare va. Sentite tutti. Regà, sentite tutti. Io a sto punto agevolare va. Però, visto quello che sto facendo qua, sono contento a farvi una proposta, regà. Invece di fare sta cosa, la lunedì a venerdì, chi è favorevole a fare l'occupazione? Guarda questo! È proprio... Io ho stata la possibilità, voglio sapere di voi che tutti vanno, voglio qua, voglio qua, alzi una mano, chi resta a dormire? Chi alza la mano, venga qua, qua, voglio 30 persone! Allora, le proposte ve le ripeto quali sono. Quanti sono favorevoli a restare qua da lunedì alle 7 alle, fino alle 2 come oggi? Quanti sono favorevoli a sta cosa? Ma partire io! Dalle 8 di mattina alle 2 pomeriggio tutti in cortile come oggi, fino alle 3, tutti in cortile come oggi, fino a venerdì o fino a 4 ore, la prima opzione. Ovviamente anche se piove, anche se diluvia, toccherà portare la giustificazione poi perché 5 giorni è considerato 5 giorni a sé. Prima opzione, seconda opzione, non vi fomentate, l'occupazione, se si fa non vi fomentate. Io vi ripeto, 2 anni fa si è fatta a questa scuola, è stata una merda perché è durata un giorno. Io queste cose ne voglio vedere, raga, perché non siamo la vergogna, siamo una scuola che è una vergogna, tutte le altre scuole riescono a reggere l'occupazione di una settimana, 2 settimane. Perché non ce ne potremmo riuscire? Io ve lo dico, raga. L'occupazione non dura, poi non si farà più. Io ve lo dico, raga. Altrimenti l'occupazione, se la volete, basta. L'occupazione, se la volete, deve durare. Durare vuol dire 30 persone a dormire, di cui ho detto nome, cognome, classe e numero di telefono, e voglio almeno un centinaio di persone
che restano dalla mattina alle 8 fino al pomeriggio alle 6. Io ve lo dico, regà, l'occupazione si può anche fare, però se dopo un giorno, come 2 anni fa, l'occupazione è sciolta, basta, finite le proteste, la scuola chiusa, non si fa più un cazzo. Non si fa proprio niente. Ah, e la cosa più importante, regà, chi rompe vada, ve lo dico. Se qualcuno viene giocato che spacca i banchi, inizia a fare il coglione per scuola, gioca con la palla e fuma dentro scuola, lo pistiamo! Il colpevole è spada, perché oggi i servizi non rimangono in condizione, quelli stanno facendo la scuola bene e fate una cazzata, li sapevano, lo dico, e vi ripeto, voglio la adesione, voglio queste 30 persone che mettono a dormire, e oltretutto vi ripeto un'altra volta, se dura un giorno come 2 anni fa, io le filo di merda non ce l'ho, io fare, hanno chiuso tutte le proteste, tutte quante, raga, non si va, a salvare, non mi hai chiedere più le fastidino cosa abbiamo chiuso, lo dico, siamo come 2 anni fa, filo di merda non la voglio fare, avete capito? Decidete, mo, potete due proposte, chi è favorevole alla proposta? Allora raga, secondo me questa è un'opinione mia personale, cioè io ho provato a dei vicini, ho visto come funziona e ho visto come sono riusciti a gestirla, non è una cosa facile, non è una cosa che arrivi, si occupiamo, poi se i macelli succedono, quindi secondo me oggi siamo riusciti a mantenere una situazione abbastanza decente, siamo stati tutti qua, abbiamo studiato, qualcosa abbiamo fatto, secondo me conviene continuare questa cosa perché è una cosa che possiamo gestire, ovviamente non stai a livelli dell'occupazione come protesta, però già è qualcosa che secondo me è più facile da realizzare, quindi io penso che la cosa migliore sarebbe di fare una cosa tipo lunedì prima ora, tanto per riunirsi in varie classi, poi se scende fuori e se fa quello che si è fatto oggi, ovviamente... Ma io mi sveglio alle 5 quindi abbia assenza. Fatemi finire, poi io sto di solo un'opinione mia, ovviamente mi potete attrezzare, cioè se porteremo un telo che mettete per terra, se porteremo qualcosa da mangiare, se porteremo penso per i sistemi, e secondo me è una cosa che chiamano, accendiamo un po' tutta quella mozza che sta là, fa meno ciccio. Cavolo, ripeto, l'occupazione è una cosa seria, un bordì spacca a scuola, un bordì non andrà a scuola, un bordì io faccio occupazione che mi deve un cazzo, un bordì se io vado occupazione per me resta a casa a dormire. Occupazione è una responsabilità, occupazione significa lottare contro il governo perché tanto è tutto, occupazione vuol dire che se ti imbocca nelle guardie e te devi installare tranquillo, buoni, ti spiega i motivi tua, occupazione, regà sentite bene, occupazione non vuol dire che c'è 770 persone e più della metà restano a casa a dormire, occupazione perché stiamo tutti insieme qua come oggi, fino a star vuol dire stiamo dentro scuola, per una settimana quanto dura, io ve lo ripeto, non voglio fare la figura del mezzo 2 anni fa che è durata un giorno. Se famo l'occupazione e succede come 2 anni fa che io mi sveglio la mattina alle 8 che il lunedì sono rimasto a dormire a casa non andando allo stadio perché io mi privo di andare allo stadio per venire lunedì a occupare. Da Roma sta bene qua a scuola. Io sono disposto a dormire 5 giorni dentro sta scuola, sono disposto a starci 24 ore su 24 come voi, per il nostro futuro, sono disposto a stare qua rinunciando a tutti i cazzi che ho. Però non devo essere solo io il rappresentante in faccia, perché io vi rappresento a voi. E se a voi vi rappresento, voi dovete essere con me a resta a scuola, avete capito? Sì! Dio! Cioè è così, Cartolo è perfetto poi, ai 6 partiamo da Centocelle, allo stadio, poi. Vanno allo stadio lunedì, ai 6 esco da scuola, ma ci finisce ai 6 sta cosa, ai 6 vado da Centocelle, vado a fare la famiglia.